No, è una cosa pazzesca. Sei così! Combatti! Bomba ragazzi, puntata speciale di Vita da Wrestler. Perché? Sono tornato a lottare. Perché mi mancava. Chi mi ha seguito negli ultimi mesi ha visto che durante System, la serie della SIW, che vi invito a seguire caldamente ragazzi, si sono create delle situazioni con Vertigo, uno dei wrestler, che mi hanno portato a disputare di nuovo un match sul ring, che c'è stato qualche giorno fa, il 10 settembre. Inoltre, in questa puntata speciale andremo a approfondire anche un altro lato del wrestling di cui non abbiamo parlato, perché dovete sapere ragazzi che Paolo è diventato il general manager della SIW. Quindi vi racconteremo anche una figura diversa dalle solite. C'è stato un momento durante gli allenamenti, dopo 2 ore e mezza, e mi ricordo che Ivan mi fa: guarda che abbiamo finito. E io l'ho guardato e gli ho detto: ma io non riesco a scendere, non volevo scendere. Forse è stato quello il vero momento in cui ho pensato che una volta probabilmente non mi sarebbe bastato. A me piacerebbe farlo più assiduamente per poter così accumulare esperienza. Un'esperienza che mi permetta poi di poterlo fare con maggior sicurezza e maggior fiducia in me stesso. Allo stato attuale delle cose ho paura di farmi male. Mi fido del mio avversario perché mi fido delle sue capacità, ma vorrei avere delle capacità tali da potermi fidare anche di me. Allora, lunedì, durante il primo allenamento, per prepararmi bene appunto al match di stasera, verso la fine dell'allenamento dovevo eseguire un esercizio che si chiama up and over, ovvero si corre verso il paletto, si puntano le mani alle corde e si salta indietro, verso l'alto. Molte volte un movimento fatto per evitare la carica di qualcuno che arriva. Ero molto stanco a fine allenamento, quindi ho pensato di dover mettere tanta forza per tirarmi su. Il fatto ha voluto che ne abbia messa troppa, quindi mi sono ritrovato totalmente in verticale sull'angolo. Stavo quindi cadendo indietro di schiena, fuori dal ring. Per evitare di andare con la schiena sul paletto, ho cercato di attutire col braccio. Solo che il braccio non ha colpito il cuscino del paletto, ha bensì colpito il tirante in acciaio, che è un colore nuovo. Fino a 2 giorni dopo non riuscivo a sollevare neanche una bottiglietta d'acqua. L'idea di avere poi il match 5 giorni dopo mi ha spaventato. Cioè, ho vissuto di pomata e ghiaccio. Ho ricominciato ad allenarmi sopra, in realtà. Quindi non c'è stato un vero e proprio riposo. Ci sono stati cambi nel match proprio per il mio impedimento nell'utilizzo del braccio. Alcune mosse sono state sostituite con altre più difficili da eseguire, che però non vanno a intaccare il braccio. Quando sono arrivato domenica scorsa ero 100 volte più in ansia dell'altra volta. L'avventura di Vita da Wrestler nasce anche dal fatto che sia io che Maurizio avevamo la passione da fan per il wrestling. Però durante tutta la produzione della stagione di questa docuserie io ero impegnato dietro la camera e quindi un po' ho invidiato Maurizio che si divertiva. Quando è finita la serie ho pensato: adesso voglio divertirmi un po' anch'io. Avendo conosciuto i ragazzi della SIW, essendo entrato un po' in questa famiglia, gli ho chiesto di poter diventare il general manager, chiaramente nella storia. Ed era una cosa che ho sognato di fare da tanto, quindi sono molto felice di questa scelta. La gente deve andare fuori tutta. Paolo, prendi in mano il microfono dopo che la gente sta uscendo. Metà gente fuori, io inizio, ma lo faccio nel modo... Comunque sia, questo è il secondo match di Maurizio e non era affatto scontato che facesse. Possiamo un attimo celebrare questa cosa qui con un applauso? Vai uomo! Grazie. Non è il secondo comunque, è solo il secondo, Gio. Io penso che la vita sia fatta di progetti e di ricordi, ma concentrarsi sul presente è molto importante perché ti permette di costruire il futuro mano a mano e di avere poi i ricordi di quello che hai fatto. Sarebbe meraviglioso se avessimo il tempo di fare tutto ciò che ci piace, no? Io per adesso continuo, poi chi lo sa? Concentrati perché quando sei super sicuro di una cosa basta una cazzata e spacchiamo tutto. Fuck you, rock and roll! The protagonist. Ciao ragazzi, ti adoro, ma veramente però.
Nello show il ruolo del general manager è fondamentalmente una figura autoritaria che rappresenta la direzione e la conduzione dello show. È una figura chiaramente di personaggio, quindi non è realmente quello che comanda, decide, dirige la situazione. Io sono qua, faccio quello che mi viene detto, però è molto divertente perché è fondamentalmente la figura del boss. È quello che in WWE era Vince McMahon, ad esempio, che è diventato famoso. Oggi dovrò fare poche cose, però saranno divertenti, avrò un promo sul ring dove dovrò mettermi contro il Beer Club che ha rubato il titolo Wild, e quindi io lo sto rimproverando di questo, creando questo conflitto che poi porterà al finale dello show in cui succederà un casino fondamentalmente. Oh, ma che... Madonna, ma queste sono botte di allenamento? Sì. Sto cercando di vedere se vedo papà io. Perché è in arrivo Thomas Hungry, quindi teniamoci pronti. Anzi, dovremmo tenerlo fermo perché quello si butta, lo sai com'è? Matto quello! Matto! Io sono Jeep e vi garantisco che questa sera gli atleti migliori d'Italia si esibiscono qui davanti a voi. Anche senza match, senza schieramenti, senza niente, era un casino di cose da fare. E quando cadono sul pubblico? Lì ci sa il staffer a bordo ring e il ref a bordo ring che, diciamo, attutiscono, cioè se vanno sul pubblico ci vanno molto blandi. È una spintarella. Sì, è una spintarella, anzi si appoggiano. Lì guarda, sono anche contenti. Oh, mi è venuto addosso, l'ho toccato. In realtà non ho mai avuto problemi a parlare in pubblico, una cosa che non mi spaventa. Il problema è prima, su quei momenti prima di salire sul ring, in questo caso, non il palco, che pensi a quello che devi dire, pensi un po' ai concetti base. Mi ero fatto una sorta di discorso nella testa, però il bello del wrestling è che il pubblico interagisce. Diamo tutti il benvenuto al direttore generale della Superior Italia Wrestling, Paolo. È la prima volta che faccio un promo da general manager sul ring con così tanta gente. È la prima volta quando ho fatto il mio primo annuncio dove ho deciso di cambiare il nome alla SIW facendola diventare Superior Italian Wrestling. In realtà era una registrazione settimanale e non c'era molta gente. Questa volta invece è uno degli show più grandi dell'anno, quindi insomma sarà da divertirsi. Il Beer Club ha mandato un videomessaggio, io non l'ho ancora visto, però so già che saranno le scuse che ho chiesto. Fate partire la clip. Fuck the system, baby! Prenderò provvedimenti. Il personaggio che ho portato sul ring ha funzionato perché sono entrato sul ring acclamato, sono uscito odiato. Non mi divertivo così da tanto tempo. Come dice anche Caparezza, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, no? Quindi sono molto più teso. L'idea di tornare a essere quel personaggio mi piace, mi carica, mi diverte, mi fomenta. Emotivamente sono elettrizzato. Il wrestling è intrattenimento a 360 gradi, quindi hai una forgiatura nella capacità di intrattenere e interpretare che forse altre discipline non ti danno. È uno show live dove non puoi sbagliare e non si parla solo di mantenere un personaggio, un'intenzione, una recitazione, uno scopo. Non sei davanti a una videocamera dove se sbagli la rifai, sei davanti a un pubblico. Guardali! Io penso che tutte le discipline di questo tipo
arricchiscano la persona. Imparare dagli altri, secondo me, è molto più bello che insegnare, soprattutto da chi è più piccolo di me. Cioè, andare a ricercare determinate discipline dove ragazzi più giovani hanno molta più esperienza, molte più capacità e molte più cose da insegnarmi, a me dà motivazione, che acquisisco un nuovo bagaglio, ma non solo artistico, anche umano. Conte Vertigo, che adesso Muzzo sta vuoto, Maurizio si scansa di un centimetro, hai visto Bob? Maurizio si rialza, lo prende, arriva il uomo, ruggisce la pinna, power bomb ragazzi, è uno, è due, è tre, il capitano! Sono contento per il risultato, ovviamente un match diverso dal primo, sin dalla costruzione fino alla realizzazione. Un Vertigo, mi sono trovato bene sul ring. Essendo una seconda esperienza, mi sono anche accorto dove ho sbagliato, dove potevo fare meglio, eccetera, eccetera. Sul secondo vertical suplex, quello che abbiamo chiuso, sbaglio o mi scivolavi un po'? Perché io l'ho sentito scivolare, allora sono andato giù. L'ho visto che ha cercato di... Però sei andato, era perfetto. Devi andare forte, lo odi, in quel momento lo odi davvero. Lo colpivi, ma al 50%. Monti sulle corde. Boom, uno. Te li godi tutti. Boom, due. Hai ragione. Però bacci, hai ragione. Bacci cari. Questa cosa in realtà mi aiuta e mi ha fatto crescere molto per quanto riguarda l'esperienza sul ring. E sinceramente spero di ripetere ancora, perché cioè è inutile che io dica basta, il secondo e l'ultimo. Non mi crede nessuno e non mi credo neanch'io. Secondo me il match è riuscito anche perché avevo i calzini e le mutande di Prozis, ma voi non li vedevate, sì, perché oltre all'integrazione sapete che Prozis si occupa anche di abbigliamento sportivo. Ma soprattutto mi fa piacere chi mi tagga nelle storie quando utilizza il codice sconto MERLUZ10, che vi permette di avere il 10% di sconto su tutti i prodotti del sito, e mi ringrazia perché usando il mio codice non avete solo il 10%, ma avete anche un sacco di omaggi che cambiano ogni mese e li potete scoprire nelle mie storie Instagram. No, è una cosa pazzesca, cioè veramente io non pensavo, ero venuto e ho detto sì certo, c'è cioè, l'intrattenimento, il divertimento, invece dopo pochi secondi ti trovi praticamente dentro il palco con la testa e urli, osanni, fai il disastro, volevo buttarmi dentro anch'io. Sì, così! Combatti! Visto, era vinta, poi c'ero io a dargli il supporto, cioè con il vai uomo ho detto che viene giù il palazzetto. È venuto giù. Qual è la prima regola? Ho vinto! Me l'hai spaccata tutta! Fermi tutti! Non andate fuori, ragazzi! Quello non è wrestling! Quello che avete visto stasera è wrestling, vi siete divertiti, non andate fuori per dare supporto al Beer Club. Decliniamo ogni responsabilità, la SIW declina ogni responsabilità con quello che sta succedendo là fuori. Ragazzi, c'è un'arma, continuate a picchiarvi. Posso partecipare anch'io a sto evento? Mi preparo, cioè, faccio tutto quello che c'è da fare. Voglio sfidare Capitan Fintus. A 100.000 like andrò sul ring. Promesso, No. Promesso. E il general manager qua che accetta il contratto. Una promessa. Ma come ti sei vestito? Figuriamoci, da Capitan Fintus. Parlo. Power bomba, ragazzi! Questo mi passa dal 0 al 1000 livello pro. In quanto un anno? Quanto è che lo fai? 2 anni? Non un anno. Allora ragazzi, grazie. Che c'è Danny? No, aspettavo che il regista dicesse qualcosa. Sempre. È ancora estasiato? Sì. Ancora. Un po' scosso. Sono contento di essere tornato sul ring. Sono contento. Sei commossa? Per questa cosa che ti sei divertita? Oh, io più che altro l'ho fatto perché l'altra volta Danny non c'era. Quindi ho combattuto di nuovo. Ah, sopra quello! Perché così ci c'era anche Danny. Grazie Tommy che sei venuto anche tu. Ragazzi, se il video vi è piaciuto,
iscrivetevi al canale, ma iscrivetevi anche al canale della SIW, Superior Italian Wrestling. Seguitela ogni martedì con le puntate e anche altri video dove sono io che picchio la gente o la gente che picchia me, dipende. Ed è bello in ambedue i casi. Esatto. Spegni sta c***o di cosa, spegni, basta, madonna, rompere le balotte sempre.